qualcosa da mangiare. I volontari di Pane Quotidiano conoscono il volto della nuova povertà, padri separati, pensionati, cassa integrati, disoccupati, precari. Nei fine settimana la fila è più lunga del solito e molti portano pure i bambini per avere una razione di cibo in più, latte, verdura, uova e il pane quotidiano. Alle spalle dei volontari alcune aziende che donano gratuitamente quanto serve per sfamare chi è costretto a vivere ai margini del nostro tempo. Azzolino, è cambiato anche la caratteristica, diciamo, delle persone che chiedono aiuto, è cambiato il genere di persona. Voglio dire, ci sono persone che noi magari incontriamo nella nostra vita di tutti i giorni che poi hanno bisogno per mangiare di ricorrere a questo tipo di aiuto e noi non lo sappiamo. Assolutamente sì, dalla nostra indagine emerge un dato assolutamente tragico. Noi stiamo parlando che della media di età della popolazione di senza dimora è intorno a 45 anni. Questo significa che quello che abbiamo visto poco fa, quel servizio, racconta solo una piccola parte del fenomeno, ma la maggioranza di questo fenomeno si concentra, almeno per quanto riguarda gli italiani, soprattutto su una condizione di giovane età. Deve considerare anche un altro elemento che è emerso anche dall'indagine, che almeno i tre quarti dei servizi prodotti in Italia, sto parlando di mensa, dormitorio, di risposta concreta che il mondo della solidarietà fa, ma anche le istituzioni, sono dedicati ai bisogni primari. Quindi noi ci occupiamo fondamentalmente in Italia di dare un panino, di dare un posto letto e di avere un minimo di cura, di igiene della persona. Però questo non è il motivo per cui loro stanno per strada. Il motivo per cui stanno per strada è altro. Quindi cosa si sta creando oggi più che mai? Una sorta di cul-de-sac, di limbo, all'interno del quale queste persone non sono veramente accompagnate in un processo di inclusione, ma rischiano di rimanere lì per sempre. Per sempre, perché non hanno un posto dove stare, quindi possono essere assistiti in altri servizi, anche al limite in servizi di ambulatorio, abbiamo visto nel primo dei nostri filmati. Hanno bisogno di una risposta integrata, non è un problema di avere più dormitori, sì, no? Sì, certo. Ma io vorrei aggiungere anche una cosa, cioè noi abbiamo visto nel nostro centro di accoglienza a Roma che si sono aggiunte molte persone dai 45 ai 60 anni che oltre, diciamo, al barbone classico, al senza di fissa dimora che va in giro con il barbone, con la sporta, diciamo, appresso della spesa, c'è anche la persona che ha perso lavoro, il separato. Quello che non riesce ad andare oltre il 20 del mese, come esatto, abbiamo sentito. Esatto, quello che abbiamo sentito dire nei servizi. Sì. E quindi queste persone ci chiedono come ultima spiaggia proprio, lo chiedono a noi, cosa paradossale per certo verso, ci chiedono un lavoro e ci chiedono pure la residenza, perché molti di loro non hanno neanche la residenza. Allora, andiamo a vedere la situazione a Roma, alla stazione Termini. Claudio Pandolfi. Una volta avevo casa, avevo tutto, mi prostituivo proprio là, poi è entrata la droga e la mia rovina. Anche se oggi non mi drogo più, comunque rimane il fatto che sto in mezzo a una strada. Patrizia è una delle 8.000 persone senza dimora che vivono per strada a Roma. Uomini e donne, italiani e stranieri, che vanno avanti grazie all'aiuto delle associazioni di volontariato. E ci tocca dormire fuori qua, alle porte della stazione, con i cartoni a terra, con le coperte. Questa è la parrocchia romana San Giovanni Battista De Rossi. Come ogni giovedì si prepara il pasto per i senza tetto. Pasta, panini, pizza, tè caldo. Tutto acquistato con raccolte fondi o donato dai commercianti di zona. Quanta pasta cucinate, signora? 35 kg stasera. Per quanti? 35, 40, a seconda delle. Quante porzioni vengono? Ciao. Guarda, a seconda delle stazioni, viaggiamo sui 150-160 Ostiense, un centinaio a Toscolana, un centinaio a Termini. Si caricano le auto e si parte. Arrivati alla stazione Termini, comincia la distribuzione. Ma le telecamere non sono gradite, ci chiedono di andare via. Molti non vogliono farsi vedere, sono giovani, l'età media di 42 anni. E ci sono pure quelli che una casa ce l'hanno ma vengono qui per mangiare. Sono un gruppo di persone che viene ogni tanto, ma sono sempre le stesse, ma vengono dopo un certo giorno del mese in poi. Per quello. Quando finisce lo stipendio? Sì, alcune magari all'inizio del mese non si vedono, dopo il 20 cominciamo a vedere anche loro. Ci sono stranieri, ci sono tanti italiani, ci sono persone in giacca e cravatta, ex avvocati. Io ho conosciuto ex avvocati che mangiano per strada, pagano l'affitto,
pagando le bollette non rimane lo stipendio per mangiare. Non ci siamo qua perché ci piace fare questa vita oppure ci piace la vita di strada, perché ognuno di noi ha avuto dei problemi nella vita. Siamo stati scartati dalla società e quindi eccoci qua, eccoci qua. Tuccime, torniamo su quest'ultima cosa che abbiamo sentito. Si pensa anche che alcuni non vogliono andare nei dormitori perché sono abituati a stare per strada, e questo invece ce lo smentisce. Com'è la reale situazione? Sì, la reale situazione è appunto questa di cui si parlava, di cui si stava parlando adesso questo ragazzo. Effettivamente la gente non è che preferisce stare per strada, è troppo dura la vita per strada, per dire così, no? Faccio la vita, è un po' romantica la libertà, questa, no, la libertà, questa cosa. Eccetera. No, la verità è che purtroppo la gente è costretta a vivere così, in qualche modo, proprio perché non ci sono risposte adeguate al bisogno di queste persone. E tante volte, appunto, io mi ricordo di una persona addirittura che dormiva proprio alla stazione Termini e si metteva intorno tante candele. E io gli ho chiesto, dico, ma perché ti metti queste candele tu intorno? Perché i topi la sera vengono a mordermi. E allora per questo lui si creava questo cerchio intorno di fuoco, per non farsi avvicinare dalle cose. Ci sono delle cose effettivamente che lasciano la bocca veramente amara, e direi che il problema è provare a dare una risposta. Vediamo come rispondono persona. I nostri telespettatori, come si sono orientate le loro opinioni. Silvio Giulietti. Sì. Allora ricordiamo la domanda: in un'Italia sempre più povera aumentano i senza tetto, chi deve aiutarli? Lo vediamo subito. Lo Stato, lo vedete, 71%, i comuni con più strutture sul territorio il 25%, per il 4% invece i privati con donazioni e volontariato, quindi molto netta l'opinione. Grazie. Grazie a Silvio Giulietti e alla redazione Internet. Ghiazzolino ha sentito, allora diceva Tuccime in apertura siamo tutti, invece i nostri dicono no e soprattutto lo Stato. Allora? Io sono d'accordo con l'indicazione, cioè deve essere chiaro che è un diritto negato, deve essere chiaro che lo Stato deve occuparsi di tutti a partire da quelli che non hanno diritto. Non dimentichiamo, lo diceva prima il collega Tuccime molto bene, che la maggior parte di queste persone non hanno neanche la residenza, che per l'Italia è la porta d'accesso a tutti i servizi sanitari e sociali. Questa è la grande battaglia da fare per tutti, non solo per noi. Considerando l'elemento di cui dicevamo prima, che in tutti stanno entrando sempre più persone, e quindi potremmo esserci anche noi. Grazie. Vorrei grazie. Aggiungere una piccola cosa. 10 secondi, abbiamo finito. 10 secondi, vorrei che salissi anche questo 4%. Magari, ce lo auguriamo, noi insistiamo, continueremo a parlarne. Grazie di essere stati i nostri ospiti, grazie a voi telespettatori. Noi ci rivediamo domani, sempre qui su Rai 3 alle 12:25. Arrivederci. Thank you.